E ben trovati anche per la pagina sportiva che apriamo con la Lucchese le celebrazioni per il compleanno della Pantera che ieri ha compiuto 118 anni. Una folla per la Pantera, un mare di gente per l'attesa inaugurazione della targa celebrativa posta dal comune sulla facciata del palazzo dietro il coro di San Michele quello dove 118 anni fa, il 25 maggio 1905, venne fondata la Lucchese e per la scopertura dell'epigrafe volutamente in pietra di Matraia si sono impegnate con la loro presenza le istituzioni cittadine, i dirigenti della società rossonera, i giocatori. Poi la festa della Lucchese si è spostata al Teatro del Giglio, per un evento unico voluto per avvicinare la città al club. Sul palco, vecchie e nuove glorie, da Donatelli a Coletta, da Nolè a Carruezzo, passando per Morgia ed altri fra i protagonisti più gloriosi e simbolici della storia rossonera. Tra aneddoti, immagini, anche raccolte grazie a Roberto Ambrogi, e racconti di quelle che sono le tappe fondamentali di questi 118 anni. A scandire i tempi della serata il collega di Gazzetta Lucchese Fabrizio Vincenti, che ha coinvolto anche altri giornalisti, primo fra tutti il nostro decano Emiliano Pellegrini, che ha legato il suo nome e la sua voce praticamente da sempre ai colori rossoneri, attraverso le TV, la radio, le colonne della Nazione e del Corriere dello Sport. Una serata andata in onda su Noi TV, che potrete vedere in replica in forma integrale domenica sera alle 22. noi in cuppe abbiamo già le urla e gli strepiti dei 2000 che stanno accalcando piazza del giglio emiliano e la quinta rete quella di pascuccia ha fatto esplodere letteralmente la sede della nazione piazza del giglio la lucchese amici sportivi ha vinto anche la coppa italia e il grande slam dopo il cagliari è appunto riuscito risultato finale dunque 5 a 5 questo è il punteggio che fa mm. E dunque appuntamento da non perdere domenica sera alle 22 con la produzione di Noi TV realizzata grazie alla collaborazione con Marco Cervelli. Andiamo all'atletica, Marcel Jacobs non correrà domenica sera i 100 metri a rabatti in Marocco nella seconda stappa stagionale della Diamond League. Una sciatologia costringe il campione olimpico a dare forfait l'attesissima sfida. Con il campione del mondo Fred Kerley è rimandata forse al 2 giugno in occasione del Golden Gala di Firenze. Ed ora l'hockey, finale scudetto, primo round tra Forte e Trissino. Sabato sera alle 20.45 è in programma alla Palaforte la prima partita al meglio delle 5 relativa alla finale playoff del campionato di Serie 1 di hockey su pista tra il Forte de Marmi e il Trissino. Sono due delle formazioni che all'inizio del campionato la maggior parte degli addetti ai lavori aveva indicato come le due protagoniste di questa fase finale della stagione. I vicentini di Alessandro Bertolucci sono i campioni d'Italia in carica, ma il confronto si preannuncia equilibrato in quanto... In Entrambe le formazioni sono composte da campioni. Nella regular season a Trissino vinsero i Veneti 5-3 e al ritorno invece il Rossoblu 7-5. Ecco perché saranno sicuramente delle belle gare. Le porte sono difese da due giocatori che hanno preso parte all'ultimo mondiale con la nazionale azzurra, Riccardo Ognata nel Forte dei Marmi e Stefano Zampoli nel Trissino. La squadra di Bertolucci ha vinto la Supercoppa superando il Sarzana e la Coppa Italia battendo il Lodi, mentre pur Pur essendo stati campioni d'Europa in carica, il cammino quest'anno si è interrotto prima del previsto. Come per il Forte dei Marmi che aveva puntato all'Eurolega, invece è uscito di scena ad opera dell'Odia ai quarti di finale di Coppa Italia. Intanto due ex rossoblù, l'allenatore Alberto Orlandi e il direttore sportivo Simone Mattugini approdano alla Rotellistica Camaiore in Serie A2 nei playout si è avuto l'anticipo tra Montebello e Montecchio, ha vinto il Montecchio 3 a 7, ma è retrocesso il Montecchio Precalcino insieme al CGC Viareggio. A proposito di CGC, per l'ultima gara di campionato sulla pista del Pala Barzacchi contro Sandrigo, la società ha annunciato che l'incasso della serata raddoppiato da un intervento diretto della società sarà devoluto alle popolazioni alluvionate in Emilia Romagna. Si gioca sabato sera alle 21. Organizzato dalla Box Giuliano, si svolgerà sabato sera al Palasport di Borga Mozzano il quarto Memorial Rudi, una riunione di pugilato articolata su 12 incontri, dilettanti e giovanile, due invece a carattere professionistico. Sul ring, pugili della Box Giuliano, ma anche della Box stiava, pugilistica massese e pugilistica carrarese. Durante la riunione di Borga Mozzano, il sindaco Patrizio Andreuccetti premierà Marvin De Mollari, campione italiano dei pesi leggeri e sfidante al titolo europeo. Della categoria. Il Cefa Centro Computer Basket Castelnuovo vince 51-44, gara 1 della finale playoff sul campo dello Sparta 2007 Prato, mercoledì 31 maggio alle 21, gara 2 al Palasport di Castelnuovo Garfagnana. In caso di vittoria, il Cefa salirà in promozione, altrimenti si andrà a gara 3 da giocare ancora in terra pratese. Chiudiamo con l'ASD Marciatori Antraccoli che annuncia l'organizzazione domenica della 47 edizione della marcia non competitiva sgambata del paese di Antraccoli. Antraccoli corre a Lucca. Quattro i percorsi a disposizione su distanze variabili in modo da garantire a chiunque un percorso adatto alle proprie esigenze, 3, 7, 14 e 18 km, sgambata valida per il trofeo podistico Lucchese Partenza dallo spazio sagra di Antraccoli alla chiesa alle 7.30 alle 8.30. Con questo chiudiamo anche la pagina sportiva, tra poco dopo un break c'è la terza parte del TG Noi.